per competere qui a Racing Sun contro Ben incavolato nero per la sconfitta di WrestleMania. Altronde ha perso il titolo del mondo TWF, che era riuscito invece a difenderlo, quella di Elimination Chamber. I due titoli massimi dunque cambiati, anzi ormai ce n'è solo uno, c'è il titolo TWF di Mike Emmett. Mentre insomma abbiamo visto prima quello che è successo con Dante, che praticamente ha abbandonato il suo tech team partner SL nel match della valevole delle coppie, un Dante che sembra essersi ribellato, e questi Black Spiders davvero ormai penso che davvero siano finiti dopo questa ennesima sconfitta e questo tradimento praticamente di Dante. È chiaro? Attenzione qui! Il suo coslino! Strepitoso si marca 1, 2 e 3, non ci credo! Che vittoria a sorpresa! Un'altra sconfitta per Ernemo, un'altra pesantissima sconfitta. Questa non dico che sia più pesante, ma quasi, contro un Seamark che insomma ha dimostrato che oggi voleva vincere. L'avevamo visto sin dall'inizio, è un Andrew Seamark rinvigorito, è un grande Andrew Seamark questo, davvero non me l'aspettavo. Sarà andato sicuro su Ernevo, invece guardate qua la sorpresa Seamark, e chissà se la sorpresa la farà anche The Slego contro il suo ex maestro Alexander. Una grande vittoria dunque per Andrew Seamark, che dunque vince il match. Vedremo la settimana prossima, secondo le sorteggi vedremo contro chi andrà. Fa di fatto che partire con una vittoria è sempre un buon punto, specialmente per queste lady più leggeri rispetto a gente come David Johnson, Ernemor o come The Apocalypse. Ora però promo di WrestleMania e poi torniamo subitissimo. Rejection, depression, can't get what you want. You ask me how I make my way. You ask me every way and why. You hang on every word I say. But the truth sounds like a lie. Suicide bomb.
Sunshine, Das Lecon. Beh, con la sconfitta definitiva di Malpranzo, con l'altrettanta sconfitta di Cecco, che invece si era ribellato a Malpranzo, ma poi è arrivato Mike Morton. Insomma, penso Nico Nicholson, che ormai va anche contro Mr. P e viceversa. Penso che la school sia veramente stata rovinata da WrestleMania, ma anche già la prima con la sconfitta di Cecco si vedeva. E lo stesso possiamo dire del Black Spiders. Dunque, due grandi stable che se ne vanno. Il resto di Star non si è capito ancora bene, ma penso che anche loro, insomma, abbiamo fatto la storia. Davvero deludente comunque anche la school, insieme a Black Spiders non sono riusciti ad arrivare in vetta. Questo dimostra come davvero pochi team qui in WWF riescono davvero ad avere il sopravvento, come gli Saviors, come la New Stand Gang. Sono 8 mesi che sono campioni questi della New Stand Gang, davvero un regno impressionante. Sconfitto di WrestleMania 36, ha perso la sua finalissima del Red Ring contro Nicholson, che dunque, così come il Mister più prima, con il Mister più prima, diventa Red Ring, mentre Vesa è il grande uomo del momento, il Mister Money in the Bank. Abbiamo sentito la sua intervista prima, ha parlato chiaro, Vesa, il mondo è ai suoi piedi. Alexander, Stegno contro Alexander in questo torneo speciale. Vincere in questo torneo è determinante per passare poi alla successiva fase del torneo, del mini torneo, insomma. Mi correggo, vincere può essere determinante, però dipende anche dagli altri risultati. Non è un match, non è un torneo di eliminazione diretta, questa è più una sorta di campionato, finché si arriva al 10 aprile, quando invece nella penultima puntata di Racing Sun avremo proprio quella che sarà l'eliminazione diretta tra gli ultimi 4, ovvero tra i primi 4 di questo mini campionato. Verranno selezionati poi i 4 che avranno probabilmente effettuato i migliori successi in queste puntate prima del 10 aprile. Il 10 aprile si affronteranno quei 4 e i vincitori andranno in quella di Extreme Rules, nel main event chiaramente, per il titolo WWF. Quindi due tra questi 8 partecipanti saranno nel main event di Extreme Rules. Io vedrei bene un match tra Apocalypse e Stefano, mi piacerebbe molto, ma anche Apocalypse e David Johnson, però main event ci potrà dire molto su chi tra David Johnson e Stefano può davvero andare a competere per il main event. Ma attenzione anche Alexander, che è davvero un cavolato nero. Beh, non essere nel main event sarebbe una brutta sconfitta per lui. Come dicevo, per WrestleMania 36 si parla molto di un possibile arrivo di una superstar leggendaria in altre federazioni. Parlo della ad esempio della AESW, della, insomma, di altre federazioni, della WFS. Chi vuole capirà, però non posso dire altro. Si parla così, poi non si sa se è vero, chiaramente. Attenzione, qui subito single splash di Zego, ma Alexandra è iniziato davvero molto bene il match. Arushipa, oh, poi tenta questa armbar, è ben eseguita. Però il problema è che Stegon, quando si trova di fronte Alexander, perde quasi sempre. L'unica volta che ha vinto mi sembra nell'Ender Match un annetto fa, quando era proprio l'uomo in nero. Ma quando Alexander è Alexander, ovvero non è l'uomo in nero, in quel caso c'è un problema di... c'è una crisi da parte di Slagon. Oggi però c'è qualcosa in palio che le altre volte probabilmente non c'era. Questa occasione non può permettersi di perderla Slagon. Infatti sta lottando molto meglio rispetto alle altre volte, però Alexander qui quando colpisce fa troppo male. Alexander purtroppo nei match migliori l'ha sempre persi, ma quando è tornato si è vinto il Money in the Bank, ma poi è diventato campione, ma è durato un mese e mezzo, perché Stefano si è ripreso il titolo. Troppo semplice è stato anche per Stefano battere Alexander. Un uomo così grande non puoi
permettersi che ti batta in maniera così facile. Poi ha perso il titolo, insomma, più volte. Ma un Alexander che ha bisogno di, secondo me, anche di questa Black Spiders, non lo so, staremo a vedere, anche perché ora con Dante che fa un po' il fuorilegge, no? Tanto è un po' così, non è neanche facile psicologicamente per Alexander. Cerca di reagire in qualche modo. Attenzione qui, Caficca, a voto, bravissimo qui. Oramai l'ex leader dei Black Spiders, dei Black Spiders. Almeno dagli Others con Slagon hanno ottenuto i grandi successi. Attenzione qui, Slagon gira il suo avversario, ha tentato la sua tecnica migliore, ma niente da fare. Allora Caficca sulla spalla, però non preciso qua Slagon, non preciso qui. Alexander lo blocca, però molto lento Alexander. Slagon qui non ci sta, attenzione. Slagon prende ancora gli arti superiori. È una... sta avendo un buon esito questa strategia, perché Alexander è il migliore manovra e le segue da lì, A parte forse qualche calcino, qualche big boot, però attenzione! Oh! Ce la fa! Neutralizer! Dal nulla! Di Alexander, pazzesco! Neutralizer! Come l'ha neutralizzato? 1, 2 e 3! No! Non c'è il 3! E poi c'è lo spinning kick dal nulla! Stratosferico qui Slagon! Incredibile Alexander! Cosa si è mangiato qua? Ma non è stata colpa sua stavolta! Drop to takedown intanto! Slagon però deve accelerare anche lui i tempi, perché... Oh! Swing neck breaker! Questa è una grande manovra di Slagon. Prova il springboard, no? Ci ripensa. Sì, forse è un attimo di esitazione. Oh! Ancora swing neck breaker! Che bel match però questa sera, Non vedo l'ora del main event, ragazzi. Un match provato da WrestleMania, mamma mia! Cosa gli ha fatto? Cioè, gli ha fatto barba pelo contro pelo. 1, 2, no! Non c'è il 3! Non c'è il 3, ma veramente per uno nulla. Però Alexander ormai... penso che lo possa soltanto perdere il match. Cioè Slagon non può vincere con tutte queste batoste che sta prendendo, questi danni che sta... Oh, attenzione! Oh, per una stretch, e qua cede Slagon. E qua Slagon cede. Qua Slagon non può resistere, infatti cede. La mossa è troppo pesante. Alexandra con le manovre di sottomissioni è uno dei migliori. Davvero è uno dei migliori, c'è poco da fare. E dunque vince con questa tecnica che all'apparenza sembra normale, ma non per uno come Alexander, che è migliorato sotto questo punto di vista. Però questa neutralizer non ci voleva per Slagon, Vince quindi Alexander e prosegue il torneo, o meglio proseguono anche gli altri sconfitti, però una vittoria è sempre una vittoria, è una vittoria in più rispetto a Slagon. No, it would be easy. No, I'm God. That's what you see.